you think of Elba, you think of Napoleon and of holidays. In season, tourists are ferried to the island off the Tuscan coast on the hour, every hour. They seek out the beaches, the forests, and the picturesque towns. Its most famous guest in exile here 200 years ago still remains Napoleon Bonaparte. Swordfish and tuna are just some of the delicacies on the island, as well as confectionery and plenty of fresh vegetables. Francesco Porro works on one of the island's most famous vineyards, but his real passion is music. In giubba di fanfara, il pesce nella bara. His wife Teresa works with children and likes to spend most of her time outdoors. Finito, ho scritto tutto. Intanto vorrei aprire un asilo nel bosco. Teresa's father Sergio is a passionate recipe collector. The Valle San Martino in the heart of Elba. In a small house, far away from the bustle of tourists, lives Francesco with his wife and daughter. Quando arrivano le api, vedere asinelli che trasportano patate, conosceremo presto l'odore della terra. Teresa is preparing gorgoglioni, a vegetable dish. The young family is vegetarian. Lentamente brucia. Franci! Vedere asinelli che trasportano patate. They're expecting a guest, and Teresa needs some help. Franci, andiamo a cucinare. Cosa c'è, Ter? Mi viene a dare una mano, arriva il mio babbo a cena. A lover's tiff, just as the father-in-law arrives. Buonasera, Sergio. Com'è? Insomma, tuo figlio è incazzato. Beh, no, ma... Teresa! Babbo! T'ho portato i peperoni già spellati. Così. Grazie. Com'è? Bene, insomma, c'è... Oggi non mi aiuta, ma insomma... Aiuto io, vai. To win Teresa's mother's heart, Sergio cooked a different meal every day for a whole year. He feels completely at home in the kitchen. Le faremo questo. Poi? E poi il soffritto. Vado io? Vai. The soffritto is a mixture of chopped onions and fresh parsley, which is fried in oil and salted. Allora ora vai via, eh? Tieni, lo scettro. Aioide. Potatoes and zucchini will be added, and then a little water. Basta. Ma il gorgoglione non si tappa a un certo punto? A un certo punto sì. Non hai messo tutto. E il tappo? Once the aubergines and the skinless peppers that Sergio brought are in the pot, the tomatoes are added. And now, even the lid's allowed to go on. Ciao. Ha smesso di suonare. Però si è presentato. Pronta la scena? Non ti rispondo nemmeno, guarda. Mettici te sotto al fuoco per vedere se va più svelto. Ci vorrà il suo tempo, è gorgoglione. Ne mi ha frittata. Fatta una domanda. Va. Fantastica, va. By now, little Frida is hungry too. But luckily, the gorgoglione has been bubbling away long enough and is finally ready. But there's still a little tension at the table. Fatela finita, dai, giù, ci si scassa ogni tanto. No, c'è sto popò di gorgoglione, siamo qui che... Patate, melanciane, peperoni. La butta sul canto. Si esprime solo col chiudo. Questa è per Frida. Thanks to the low rent they pay on their small flat, Teresa and Francesco can live out their alternative lifestyle. Musica e cibo. Musica e cucina vanno d'accordo.
Sarebbe anche venuta l'idea a me. Andarcene a San Piero una sera. In piazza di chiesa. Organizzare una bella cena. Musicale. Ci facciamo una suonata. Una bella mangiata. Cucini te. Io? Ecco. Fammo un po' per uno. Che ne pensi? Dai, facciamola. Hai visto? Convinta anche lei. Siamo amati. Allora si fa perché per perché a lei lo sai, no? Allora si fa per contentarla. And the evening is back on track. They want to start planning the musical menu as quickly as possible. In the small village San Ilario, high in the mountains, Francesco is having singing lessons. Francesco's dream is to one day live from his music. All'Isola d'Elba abbiamo la fortuna che durante l'estate, essendo un posto turistico, abbiamo possibilità di esprimerci parecchio musicalmente. Infatti c'è tantissima gente che suona. Francesco's teacher, Daniela Soria, comes from a musical family. Her grandfather wrote the island's anthem. Daniela is helping Francesco with his technique. Sergio mi ha detto, se una stasera si fa una scena, non so se da lui o da te. E voleva praticamente abbinare delle ricette a delle canzoni di quelle che avevi fatto anche te nel disco, se c'era qualcosa che si poteva fare. Sai che mi è venuto in mente? Che c'è una canzone che si potrebbe abbinare alla panzanella. Ah, la canzone della panzanella? Sì, insalata ricciola. Vai. Qui sopra la panzanella, appunto. Che è così. Maledetta Ninetta, chi la bazzica? Ma ricordo questa. Daniela has a friend who is famous for her panzanella. She and Francesco make their way over. Maria Laura knows they are on their way and is getting things ready in her small kitchen. Together, she and her husband Gianpaolo chop the tomatoes and puree some of them. Ma non so che ore arrivi. Portino la pezzola sulle spalle. Ci vado a mare. C'ho una fame. Ci avrà fatto la panzanella, speriamo. Maria Laura and Gianpaolo chop the cucumber, onions, basil and tomatoes. The diced bread is then mixed with the tomato sauce. Finally, a little olive oil and some vegetables are added. Traditionally, tuna is also part of the recipe. Ricordati di lasciarne un pochettino per Francesco e per te che siete vegetariani. Vabbè, ha ragione, grazie. Perché ora allora ci metto il peperoncino e così. The dish is so delicious that it even works well without the tuna. Though some of the more traditional chefs of the island might disagree. During lunch, the four try to come up with more dishes for the dinner's musical menu. Perché non si pensa al polpo alla cacciatora? Vabbè, no, polpo alla cacciatora non lo ricordo, è buono, ma io non lo mangio, sono vegetariano. Non lo puoi mangiare, ma lo puoi andare a pescare col mio fratello in barca domattina alle 6. E noi lo mangiamo pensando certo. A te. Ma col polpo alla cacciatura che pezzo potremmo fare? Fammici pensare. Cioè, cosa possiamo abbinarci a questa ricetta? Ma visto che parla di pesca, sì? Direi la montanara. La montanara. Oh, io te lo volevo dire, però volevo sentire il tuo parere. Visto che ho la chitarretta, dai. La facciamo subito, quella minore. Sì, però. Sì, sì. Montanara che stai sullo scoglio e dalla bocca mia ne avrai consiglio. Ma io non posso amarti, un pescatore,
In the capital, Portoferraio, Sergio is woken from his daily siesta. Eh? Dai, c'è un sacco da fare. Ci sei? Beh, il titolo, numero gallo. The smoky back room in his flat is the headquarters of Elba Report, a website dedicated to what's happening on the island. Sergio and his colleagues are searching for recipes that could work for the musical dinner. Sergio isn't exactly a fan of following recipes too closely. I meccanismi che producono delle un piatto sono più o meno gli stessi che producono una canzone popolare e così e per modifiche si arriva a nuove cose. Quindi ha anche un senso relativo di esattamente tradizionale, non esiste l'esatto. Time for an early afternoon snack. Orrendo. Allora, bimbe, ora si fa colazione, si spacca come di dovere, come da tradizione la stiacciunta. Esagerata, ignoranza. Che ignoranza. Stiacciunta è meravigliosa perché l'ha fatta Antonella. The schiacciunta, a sugared cake, is a local speciality, just like Aliatico, a sweet wine from grapes cultivated on Elba. Francesco ha trovato altre due ricette. Bravo, bimbo. Sergio's daughter Teresa is taking a group of children around Elba's National Park. She used to take tour groups here and now wants to teach children about the plants that grow in their native surroundings. Poi che altro che si vede? Questi due. Questa invece, guardate un po', che ha fatto una fioritura. Che pianta è quella? Spinerazze. Spinerazze la chiamate qui? È un peperoncino. È una ginestra. Zitti, ho finito, L'ho scritto tutto, Giulio. Teresa loves being out in nature with the children. To earn some extra money, she works as an animator and also takes on the occasional odd job. Ma non c'è scritto nulla. Ah, che bei bimbi. Cioè, è buona. Non l'avete mai raccolta. Qui ce n'è tanta. Dai. È buona. Qui ce n'è. Bisogna cercare. Primavera è più grande, più cicciotta, però anche ora sì. E quindi si trova tutto l'anno, giusto? Sì, se piove. Due to the high rainfall in the mountains, herbs grow here in abundance. They've been part of the traditional mountain cuisine for generations. E ora prendiamo anche questa, vedi? Si fa un po' di pressione. Eccola. E questa la mettiamo dentro. Andiamo a casa mia a preparare una frittata con questa ortipecora. Tutti insieme. Sì. Andiamo? Dai. Possiamo fare. Guarda che non sono più accovacciato. Allora anche io. Quel taglio mi rompeva. Isa Maria lives in the small village of San Piero. She's a cook, and herbs are her favorite ingredient. In the summer, she works for a holiday home. The rest of the year, she works in a school canteen. Un po' pulire, Sì, ti posso aiutare? Sì, tutto sta per bene, senza farci male. Bravo. It's important for Teresa to teach the children how to enjoy the diversity of the island. Si può fare anche con le mani. Gli va tolta questa parte marrone, guarda un po'. E beh, lei è una ragazza, Questo qua. Uova. Allora, le uova. Posso metterle? Uno. Come fai? Giulio. Ok. Vai, super Carlottina. Guarda che l'hai lasciato pure tondo. Solo altre io uova. Penso che siamo altre donne. No, e Leo. Anche che siamo più raffinate. Anche Leo. Giulio, cos'è lo scopo? The herbs are flash fried in olive oil. No, invece è bravo, guarda come lo gira.
The eggs are whisked. And parmesan and herbs added. E ora chi è che mischia? No. Te lo mangi. Io me lo mangio per prima. Di peperoncino? Sì. Ah? Tu? Io la voglio assaggiare. Pronti, salutate la frittata. Ciao. Oh, ecco. 5 minutes in the pan and it's ready. E anche se non è venuta perfetta, noi... Io prendo la fetta e dove c'è il peperoncino. Va a sapere dov'è il peperoncino. Ecco, ecco. Brucia, volete le forchette? No, io piccolo. Come c'è il forno? Dove c'è il peperoncino? Giulio, devi mangiarlo. Guarda, Isa, mi è arrivato un messaggio dal mio babbo. Dai, che bello. And at 6 a.m. the next morning, Francesco has made it onto the fishing boat with Moreno, his singing teacher's brother. They want to catch octopus that will be prepared hunter style. Francesco is, once again, singing. In giubba di fanfara, il pesce nella bara, venitelo a vedere. Andiamo a polpare con la barca a motore, che bella figlia che c'ha il pescatore, Giovanotti. Francesco, basta, Dai, non si pesca niente. Giovanottini, lasciatela stare. Dai, vieni, mi dà la mano e basta. La mano? Valenza è mare, ma non si prende... Ti viene a picchiare. Dai, vabbè, concludiamo con la... Scandaglio dice che... Luckily, Francesco's singing didn't keep the creatures at bay. Sa che è un polpo. Bene, fila, fila. Stasera. Mangiato. Vai. Moreno will be preparing the octopus for dinner. Aside from the small forests and the towns, Elba's main attraction is its beaches. It's late summer, so the sun loungers are freeing up once again. Teresa, her daughter Frida, and grandfather Sergio are on the Marina de Campo beach. They're meeting Giovanni, Isa Maria's husband, the herb omelette chef. He has another recipe idea for the musical menu. Potremmo anche preparare qualcosa insieme. A me viene in mente, per esempio, una zuppa d'uova. Alla campese, certo. No, la faccio alla portoferraese. In che consisterebbe? Consiste nel preparare, dicevo, delle cipolle, faccio rosolare bene, poi aggiungo un po' di vino bianco. Bianco, sì. Un pochino di peperoncino ieri sera. Mi era venuta un po'... ho ecceduto, forse. Però su quello non sono molto d'accordo, però subisco. Pane agliato. Pane agliato. Pane agliato è giusto. Perfetto. Mi sembra okay, che si può concordare. Questa prima era diversa la stretta di mano, ma penso che possa. While Frida plays and the men talk about food, Teresa is daydreaming about the future. Tanto vorrei aprire un asilo nel bosco. Questo è il mio sogno di stamattina. Mi sono svegliata con quest'idea. Il bosco ce n'è tanto qui di bosco. Qui fa sole quasi tutto l'anno. Due to a bountiful sun, the hills are perfect wine country. September is harvest time. Francesco works as a grape picker. He's a little late after the morning's fishing expedition.
Buongiorno, sai che ore sono, eh? Abbiamo iniziato già da mezz'ora. Come mai questo ritardo, eh? Sempre te, eh? Sono sempre io. Come mai? Sono svegliato tardi, Ho capito, metti la sveglia la prossima volta. Va bene. Non si può andare avanti così, eh? Capito? Va bene. Dai, mettiti al lavoro, mettiti insieme a loro. Francesco makes sure he gives the job his all. He depends on work like this. Bisogna venire la mattina a cogliere l'uva in ritardo, peraltro. E niente, sì, bisogna anche lavorare nei campi, insomma, sì. O anche in altri ambiti, però sicuramente non si riesce solamente di musica. Almeno io personalmente non riesco. Almeno solo di questo. In the afternoon, the wine is pressed on the owner's farm nearby. Later, Francesco will take a few bottles from the cellar. There's still no dessert on the musical menu, but Sergio has convinced a few ladies in San Piero to make stuffed honey figs. To begin, almonds and walnuts are crushed. Then, orange pieces and spices are added. L'assaggiamo per il gusto, perché c'è chi piace di più a chi meno. La noce moscata. Sono grosse queste mandorle. Noce moscata, basta. Anche la noce moscata un altro pochino. The preparation is complicated, so the more hands there are to help, the better. Un pochino più d'arancio, secondo me. Anche a me mi sembra che non si... Basta, adesso non mi butto l'arancio. No, ancora. Capitato di mettere un monte di roba e non sapere di nulla. Aspettavate a me, eh? The nut mixture is caramelized with honey in a pan. Ci basterà sto miele per tutto questo impasto? Oh, sì. E che comincia... E che comincia a prendere colore. Sì, infatti. Gira, ti fai muscolini. Wow. Finally, the tasty mixture is shaped into little balls and put in the figs. Questo profumo mi ricorda proprio il Natale a me. In altre occasioni per le festività, sì, quando magari c'è qualche comunione, noi abbiamo questa usanza di farle. Poi comunque è una nostra tradizione questa. On the church square of San Piero. Babbo, me la tieni un secondo, Frida, che vado a trovare un attimo Sonia? Va bene, dai. Oi, vieni, vieni. Ciao, mamma mia. Ciao. Ciao. Frida. Si è messa in posa. Ciao Elsa. Che cosa hai preparato? Ho preparato un dolce tipico di San Piero, i fichi melati. Senti, ne posso... Dai Sonia, fammene assaggiare uno. No, no, sono metà. But first, the figs need to be tossed in honey. Sono grosso. Ok. Mai. L'assaggio così. Mai Teresa, assaggione uno. Mai. Vado? Mai. Piace? Buonissimi, speciali sono. È la nostra specialità del paese. And they're ready. The chefs of each course, the musicians and the guests have gathered on the square. The first course is served. Giovanni enters with his egg soup. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Cosa direbbe il 21? Whilst people are finishing the delicious soup, Francesco and Daniela are getting ready to accompany it with a tune. E una maledetta, me le dette con la paletta. And then it's the panzanella and the herb omelette. La tonnina. Ci poteva pensare prima. Chi la bazzica e le gonnelle fina le calcagne. Giusto.
main course is the octopus, cooked hunter style. A truly successful evening. And Teresa and Francesco have even made up. Ma io non posso amare.